Anche lei desidera un bambino? O vuole la grazia per una verga? Sono qui solo per guardare. Purtroppo, quando c'è qualcuno che è distratto, estraneo all'invocazione, allora non succede nulla. Che cosa deve succedere? Tutto quello che vuoi. Tutto quello che ti serve. Ma come minimo bisogna che ti metti in ginocchio. No, non ci riesco. Guarda come fanno loro. Loro ci sono abituati. Loro hanno fede. Sì, forse. Senta, vorrei farle una domanda. Sì. Secondo lei, perché solo le donne si raccomandano tanto? E lo chiedi a me? Beh, lei ne vede tante di donne qua dentro. Io, fuori sacrestano, non le so queste cose. Però forse se lo sarà chiesto qualche volta. Perché le donne sono più devote degli uomini? Beh, tu dovresti saperlo meglio di me. Perché sono donna. E invece io queste cose non le ho mai capite. Io sono un uomo semplice. Ma secondo me una donna serve per far dei figli. Tirarli su. Con pazienza e sacrificio. E non serve a nient'altro, secondo lei? Non lo so. Ho capito. La ringrazio. Lei mi è stato di grande aiuto. Veramente te m'hai chiesto quello che ne pensavo io? Lo so. Te vuoi essere felice. Ma ci sono cose più importanti. Aspetta. Madre tormentata, madre gioiosa, madre gioiosa, madre angustiata, madre beata, madre amorosa, madre luminosa, madre mortificata, madre santificata. Madre dolorosa, madre orgogliosa, madre ispirata, madre illuminata, madre di tutte le madri che conosce il dolore di essere madre,
madre di tutte le madri, che conosci la gioia di essere madre, madre di tutti i figli, che conosci la gioia di avere tuo figlio, madre di tutti i figli, che conosci il dolore di non avere tuo figlio, madre che tutto comprendi, aiuta tua figlia a diventare madre,